Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro un altro importante lavoro che farò nella casa che ho acquistato e che sto ristrutturando. Come potete vedere di fianco a me ci sono dei prodotti deumidificanti perché la facciata di casa mia ha un problemino di umidità di risalita, anche dato dalla pioggia che negli anni ci ha sbattuto contro le pareti della facciata e sicuramente anche quella che è rimbalzata dal manto stradale, essendo che ci passa di fianco una strada comunale. Il problemino che andremo a vedere va sicuramente risolto perché è molto antiestetico e ogni volta che ci passo davanti, sinceramente, mi viene solo da scuotere la testa, quindi voglio sicuramente sistemare la cosa. E per fare ciò mi sono rivolto a dei professionisti del settore, nella fattispecie masterbrico.com, che è un e-commerce, ma prima di essere un e-commerce c'è dietro un'azienda che lavora nel settore dell'edilizia e affini da oltre 40 anni, quindi un'esperienza veramente molto lunga in questo settore, e mi sono fatto consigliare su quale fosse il prodotto migliore da impiegare. E quindi mi hanno dato dei consigli sia su che prodotto scegliere e anche su come applicarlo. Come sapete, io non sono un muratore, mio padre lo è stato per tanti anni, ora è in pensione, quindi mi aiuterà, mi assisterà in questo lavoro, ma oltre alla mano esperta di mio padre, lui ha lavorato nell'edilizia per tanti anni, ma ovviamente non conosce questi prodotti perché non esistevano nemmeno quando ci lavorava lui. Mi sono affidato alle competenze tecniche degli esperti di settore, come è giusto fare in questi casi. E ho trovato in masterbrico.com veramente un aiuto importante ed è per questo che mi sento di consigliarlo. Quindi in descrizione vi lascio il link per andare a curiosare che tipo di prodotti hanno e magari se vi serve qualcosa, i prezzi sono molto buoni, molto competitivi. E soprattutto c'è un'assistenza al cliente pre e post vendita che è impagabile. Ma ora veniamo a noi. Ovviamente la casa è vecchia, l'intonaco è vecchio e ci sono diversi problemi che vanno risolti. Per esempio, pensavo di togliere tutta questa parte qua sotto perché non mi piace ed è decisamente antiestetica e inutile secondo me. Continuando, si può vedere che a parte quello che si vede esteticamente, anche il resto che sembra buono, in realtà si sfrigola tutto, si sbriciola sotto le dita. Per poi arrivare dove si entra nel laboratorio, dove ci sono problemi anche peggiori. Può vedere che esteticamente non è proprio un granché. Questo sia per l'umidità di risalita che anche per la pioggia che ci ha sbattuto contro per tutti questi anni. Quindi quello che dovremmo fare adesso è praticamente stonacare tutta quanta la parte interessata e arrivare al sasso che c'è sotto l'intonaco. Ovviamente andremo a staccare tutto quello che si stacca facilmente e che quindi non è ben ancorato alla parete per ripristinarlo. Una volta stonacato il tutto, andremo a dare il PoroMap deumidificante e l'EcoRestaura, appunto consigliati da Master Brico. Quindi direi che è giunto il momento di mettersi all'opera perché il lavoro è lungo e faticoso. Andiamo! A questo punto, dopo aver spazzolato, diamo una mano di convertirugine e poi verniceremo prima e dopo aver intonacato.
Quindi, una volta giunti al sasso, abbiamo rimosso tutto, ancora qualche dettaglio, siamo pronti a intonacare. È importante arrivare al sasso perché con il deumidificante che daremo, la parete potrà respirare, quindi non si presenterà nuovamente problemi di umidità. Così eviterà di spaccare il cemento una volta intonacato. E quindi abbiamo incominciato a preparare le pareti per applicare l'intonaco dopo averle lavate, spazzolate. Stiamo chiudendo solo i buchi, diciamo, più grossi. Poi dopo andremo a dare il poro map di umidificante. Qua sotto, già che c'ero, visto che era mal ridotto, ho rotto l'alzata della scala per ripristinarla. Se riusciamo, voglio lasciare qualche sasso a vista, l'idea non mi dispiacerebbe. Qui abbiamo armato l'angolo perché facendo riusciremo a ripristinarlo nel modo corretto. Abbiamo forato nell'angolo dove deve aggrapparsi più cemento del solito e ho messo qualche chiodo in modo che fungano da aggrappante per non far cadere il materiale. Dopo una notte di asciugatura, questo punto possiamo andare con l'antico Restaura, che è a base di calce, a differenza del Pro Map di umidificante che abbiamo visto andare bene con 4 litri, con questo 5 litri di acqua. Okay, come da indicazioni sul sacco possiamo applicarne dai 3 ai 30 mm di spessore. Ebbene amici, anche per questo video è tutto. Le opere murarie direi che sono terminate. Ora non mi piace molto lo stacco che c'è ovviamente tra la parte nuova e la parte vecchia, quindi stavo pensando di rimediare in qualche modo, ma lo vedremo in un prossimo video. Anche per il discorso che la parte sotto è bianca, ovviamente è molto sporchevole, quindi anche in quel caso stavo pensando di risolvere corniciando con una fascia bassa, una trentina di centimetri, che mi permetterà quantomeno di evitare che il muro sia appunto molto più sporchevole, dato che è bianco. Mi piace molto il sasso a vista, avrei voluto lasciarne di più, ma era molto complicato e non tutti i sassi si prestavano ovviamente ad essere lasciati a vista. I prodotti utilizzati sono di elevata qualità e quindi sono sicuro che il problema relativo all'umidità di risalita sarà risolto, ma questo lo vedremo ovviamente con il tempo. Sono molto fiducioso di questa cosa, anche perché essendomi affidato a dei professionisti del settore che mi hanno saputo consigliare su che prodotti utilizzare e oltretutto come utilizzarli nel modo corretto, il risultato è garantito. Quindi anche voi, se avete bisogno di risolvere un problema del genere, vi invito a contattare masterbrico.com, per il quale vi lascio il link in descrizione.
dove potete trovare un sacco di prodotti, sia per il fai da te, per l'edilizia, per risolvere problemi del genere, e dei professionisti che vi sanno consigliare su cosa acquistare e come impiegare questi prodotti per risolvere i vostri problemi. Quindi, come al solito, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento nella sezione qua sotto, condividete il video con i vostri amici che hanno magari un problema del genere, così abitiamo più persone possibili a risolverlo. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Noi ci vediamo in un prossimo video e me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.